Oggi voglio farvi vedere come stiamo ristrutturando questo edificio costruito interamente in pietra e come lo stiamo qualificando dal punto di vista energetico. Siamo in quello che sarà il futuro bagno. Al muro esistente abbiamo applicato della calce pozzolanica. Ora abbiamo creato questa controparete dello spessore di 20 cm. Con dei listelli di legno. Qui dentro andremo a insufflare la cellulosa e poi lo completeremo con la calce e andremo poi ad applicare qui il rivestimento del bagno, mantenendo comunque sempre gli elementi caratteristici della casa, come ad esempio questa è una scala in marmo rifinita completamente a mano, autoportante che entra all'interno della parete. E queste sono proprio le assi originali che rimarranno qui all'interno di questo bagno. Lo stesso lavoro lo andiamo a fare anche nei locali come questa cucina, dove abbiamo messo il falso tetto della finestra con il suo taglio termico. Qui metteremo nelle spallette dell'isolamento in fibra di legno che andrà a raccordarsi con una rete a questo sistema costruttivo della controparete, che poi sarà intonacata o con la calce oppure con l'argilla.